Hanno incrociato le braccia anche a Valle Salimbene i lavoratori del gruppo Mitsubishi. Venerdì è scattato uno sciopero in tutti gli stabilimenti del nord Italia contro la decisione dell'azienda di assorbire gli aumenti contrattuali previsti dal contratto nazionale appena entrato in vigore. Soldi che la stessa azienda ha comunicato di voler erogare in base a criteri assunti unilateralmente. Sì, lo sciopero ha toccato il 90% adesione in tutti i quattro stabilimenti. A Pavia in modo particolare l'adesione è stata massiccia e tocchiamo appunto il 90-95%. Lo sciopero è stato indetto perché il gruppo Mitsubishi ha deciso di assorbire gli aumenti contrattuali nei super minimi. Decisione presa in modo unilaterale. Noi crediamo che questa cosa non vada fatta, anche se il contratto in alcuni passaggi lo permette, ma la cosa bruttissima è che l'azienda ha deciso di, con un comunicato, di informarci che le risorse che risparmierà verranno messe in un fondo dove dopo deciderà lei a che destinare queste risorse. Crediamo che questa sia davvero una situazione che non ci va a genio, non ci piace, perché scardina il contratto nazionale, scardina la collettività, scardina il fatto che i lavoratori sono lavoratori tutti. E pensare che un'azienda possa decidere in modo unilaterale a chi assegnare gli aumenti e a chi no, torniamo indietro di 100 anni. Crediamo che questa cosa qua non vada fatta, chiediamo all'azienda di fare un passo indietro, lo chiediamo in tutti gli stabilimenti del gruppo Mitsubishi. Crediamo che oggi sia un segnale importante, perché per la prima volta nella storia di questo gruppo ci ha visto tutti uniti a dire che non siamo d'accordo. Pensiamo che oggi un segnale che dovrebbe darci l'azienda è ritirare immediatamente il comunicato che ha fatto, erogare gli aumenti contrattuali e sedersi intorno a un tavolo con noi per definire cosa vuol dire fare un'azienda di un certo tipo e di un certo modello. Allora, essere qui oggi dimostra che il gruppo Meiz Italia, per una volta unito, sciopera per 4 ore tutti gli stabilimenti del plant, circa il 90% di adesione. Siamo contentissimi, speriamo che l'azienda raccolga questo messaggio, perché i valori che abbiamo nelle maestranze in me sono altissimi, un'esperienza e una polivalenza che al momento è sempre stata data gratuitamente, compresa nel prezzo. Noi riteniamo che l'assorbimento dei super minimi sia, in questo momento dove l'azienda aumenta il fatturato, una cosa vergognosa e inaccettabile.